pezzo noi, la dedichiamo a Vittorio Manichi. L'altro dì me ne stavo in soffitta, espulciando tra vecchi tronco, tra la polvere lì. Zitta, zitta, votandolo, votandolo. La caratella che mi accompagnò, col quaderno, l'astuccio ed il diario, il righello ed l'abecedario, con le lettere di numeri in fila, ed tra questi mi accorsi di lui. Se ne stava panciuto ed pienotto, tutto tondo è il numero 0, no, 8. Non lo sento, un 150, non è spontaneo l'età, è un'altra più in fretta. Poi le piume, le zampe, il codino e poi l'uccellino ha iniziato a volare. E lo sai chi è il mio caro? No, niente. Lo diceva Paronzolo tu. Era altro passere d'otto che non li felicità, questo non vero che notto che è iniziato a svolazzare sopra il mandare i suoi fili con il vento avviato con le voglie amici su accettini che lo sa ruotando d'attorno e che otto era l'otto. Non ho capito perché otto diventa un passerotto e gli piaceva essere un otto, gli piaceva la cifra essere un otto, però no, allora perché diventa passerotto? Che la favoletta così, mi ha chiesto tu di raccontarti la favoletta di Otto il Passerotto, è così, cioè che lui diventa, ma come fa nel senso fisicamente? Cioè nel senso lui era numeretto, no? Sì. E diventa, passa da numeretto diventa, mi sembra un po' azzardata come cosa. Ecco, perché nelle favolette c'è questo personaggio, sì, che è la fatina, no? Con i capelli blu. Che ha la bacchettina magica, fa le magie, quindi trasforma i topi nei cavalli, le zucche in carrozze, i burattini in bambini, e quindi è trasformato un otto, passerotto. Fatto diventare un passerotto, capito? Vabbè, ma una cazzata. Perché se tu racconti, ho cercato pure per una originale così. E quindi lo rimasto, ah sì, rai, otto il passerotto, buffio di felicità, un po' Gianni e un po' Pinotto che ha iniziato a sonare tutti i fiumi e tutti i laghi con provetta. Cinque la mucca, cinque la mucca, cinque mucca. Ma che c'entra? Otto passerotto, cinque mucca. A parte che non fa rima, poi no. No, fa rima. No, non fa rima. Cioè fa meno rima di otto passerotti, non fa rima di no, non fa rima per niente, ma con assonanza o consonanza. Sì, perché se tu dici cinque a mucca così, se dici veloce fa rima, cinque rima. Divide veloce. No, non so. Cioè, questa è una favola esclusiva per l'angelo del passerotto, ricordi è carina, ma l'hai chiesto tu, raccontate, racconto per ascolta. Rai, io per il passerotto, grazie a tutti, felicità, un po' Gianni, un po' Pinotto, senti il pepette, senti il pepette, fa rima. Sì, fa rima, ma non c'è nella favoletta. C'è pepette. No, non c'è. C'è pepette, c'è, ho visto su Quark. Ma che è? Speciale pepette, l'ho visto. Ho detto Piero Angela che i pepette vivono sulle Ande e sono mezzi estinti perché cioè, loro si accoppiano solamente i primi due giorni d'agosto. E il canto d'amore dei pepette maschi per attirare le femmine, voglio scovare, voglio scovare. Visto su quarto.